nuovamente, ma ragazzi, qua Max Lodge, mega oggi sono al sole e sono qui a presentarsi un nuovo video che è il terzo episodio del Potiscitella Pala. Allora ragazzi, prima di iniziare vi volevo dire un paio di cose. La prima è quella di che se siete interessati a comprare crediti di FIFA, mi raccomando andate a prenderli da FIFA Coin Test, il link lo troverete in descrizione. E se potete fatemi questo favore, se appunto avete intenzione di comprare crediti, prendeteli direttamente dal mio link, in modo che così nel caso in cui voi potreste incontrare problemi io vi possa aiutare alla grande. Comunque, poi la seconda cosa era questa: ho deciso di iniziare ogni mio video, o meglio qualche mio video, spiegandovi la serie che vi sto portando, perché ultimamente trovo veramente tanta gente che appunto non riesce a capire la serie appunto che sta per vedere, il video che sta per vedere, e quindi ho detto eh no, i miei iscritti stramagici devono capire ciò che stanno per vedere. Quindi questo qua è il Potiscitella Pala. Potiscitella Pala è quella serie, quella sorta di scalata nel quale io, partendo da zero, cercherò di raggiungere la prima divisione facendo partite e aprendo dei pacchetti. Innanzitutto poi però ha un qualcosa di più magico, infatti noi in ogni episodio avremo un budget virtuale che sarà di meno 100.000 crediti. E poi io cosa dovrò fare? Andrò a disputare delle partite e in base al numero di gol fatti, a come finiranno queste partite, il mio budget cambierà. Se andrò in positivo, ad esempio vado a più 20.000 crediti, quei 20.000 crediti li andrò a spendere in pacchetti nell'episodio successivo. Se andrò in negativo, o meglio resterò in negativo, quindi ad esempio vado a meno 20.000 crediti, cosa succederà? Io quei 20.000 crediti li dovrò mettere in palio in un contest. Infatti nel secondo episodio ero arrivato ad un budget di meno 35.000 crediti, quindi a fine del video vedrete l'estrazione, o meglio vedrete il vincitore, la persona che ha vinto questi 35.000 crediti. Quindi se siete interessati solo a quello, andate a fine del video. Quindi mi sembra di aver detto tutto e ho cambiato una piccola cosa rispetto all'ultimo episodio. Infatti le regole quali erano? Erano 10.000 crediti, più 10.000 crediti al budget per ogni gol fatto, meno 20.000 crediti per ogni gol subito, più 25.000 crediti per ogni partita vinta e meno 50.000 crediti per ogni partita persa. Però ho deciso di fare una cosa, dato che così mi è veramente difficile andare in positivo e quindi aprire un po' di pacchetti, dato che nel secondo episodio avevamo deciso insieme di fondere la serie con una specie di road to pack, ho detto bisogna cambiare qualcosa. Infatti ora sarà ogni gol fatto 20.000 crediti, ogni gol subito 20.000 crediti, meno 20.000 crediti, poi se vincerò una partita prenderò 30.000 crediti e se la perderò perderò 30.000 crediti. Quindi spero che abbiate capito tutto. Comunque se non avete capito, ora andremo facilmente, ve lo farò vedere appunto con delle partite, quindi proprio spiegandovi un esempio. E ultimissima cosa, fatemi sapere se la webcam la preferite così o al solito modo, perché ho deciso di cambiarla. Non lo so, avevo voglia di cambiarla. Ultimissima cosa ragazzi, come partecipare al contest, come poter vincere i crediti, o meglio come poter vincere quella parte di budget che io raggiungerò a fine video, se appunto questa sarà negativa. Non starete capendo niente, però tranquilli, ora si capisce. Vi basterà commentare il video, però ovviamente per partecipare dovrete sì commentarlo, ma dovrete aver messo anche mi piace ed essere iscritti al mio canale, quindi è una cosa abbastanza statica. Comunque, primo sfidante di oggi, vediamo un po', a 49 d'intesa, è già molto buono. 4-4-2 mi sembra la squadra veramente iniziale. E io avevo fatto un nuovo acquisto, oltre a Piscitella in attacco avevo preso Victory Barbo, perché nell'episodio 2 avevo trovato Moreno in forma come ATT. L'ho spostato a COC e ho detto come ATT colombiano uno chi possiamo mettere se non i Barbo. E quindi ho messo i Barbo. Bella, vede Menz. Menz si prova per Victor. Victor, i Barbo, la volta 1-0 di Victory Barbo. Ero abituato a guardarli, ma ora devo guardare qui. Quindi il nostro budget era di meno 100.000 crediti, ho fatto un gol, abbiamo detto che ogni gol fatto vale più 20.000 crediti, quindi il nostro budget cambia e diventa di meno 80. Victor Venemenz, che vede l'inserimento di Moreno, che lo... Madonna Moreno, 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 la volta 2-0, grandissimo gol al 24esimo di Moreno, quindi il nostro budget vola a meno 60.000 crediti. Ops, Moreno, ma la mette in mezzo, Bender, 3-0, quindi meno più 20.000 crediti ancora, perché si tratta di somma algebrica, si va a meno 40.000 crediti, buono. E ripartiamo, Victor, Victor, madonna, è andato, Victor è partito, avete perso ormai il treno, Victor!
gol. Ibar traversa. E c'è il gol! 4-0! Mi sa che devo cambiare le regole perché siamo già a meno 80.000 crediti e se nel caso in cui vincessi la partita andrei a più 10.000 crediti. Ora si vedrà. Finita ragazzi! Abbiamo vinto 4-0! Quindi adesso facciamo un po' di conti. Io vi avevo detto che per ogni gol fatto bisognava togliere, quindi aggiungere, si tratta di somma algebrica, 20.000 crediti al nostro budget che era di meno 100.000 crediti. Dunque, abbiamo fatto 4 gol, 4 per 2, 8. Bisogna togliere a meno 100.000 crediti, meno 80.000 crediti. O meglio, in poche parole, bisogna aggiungere 80.000 crediti e andare dunque a meno 20.000 crediti. Però avevamo detto che ogni partita vinta ci dava altri 30.000 crediti. Quindi, meno 20 più 30 si va a più 10.000 crediti. Quindi ragazzi, per adesso siamo già in positivo con la prima partita e adesso andremo a giocare la seconda. Si era fatto male Gianmario, ecco perché non ha segnato. Braccio, vai, ce l'abbiamo, non è vero? E però ora anche un altro, si sono fatti tutti male? Messo anche qua. E ragazzi, io andrei a mettergli una bella forma fisica easy, che ovviamente come faccio ad avere queste forme fisiche? Perché le ho trovate nei pacchetti che ho aperto nello scorso episodio. Ecco qua la seconda partita, vediamo un po', Real M contro Potisci dell'FC, vediamo se anche lui ha la squadra iniziale. E mi sa proprio, no, ma sì, cioè, si è comprato qualche giocatore, credo come Matuidi o anche la Casette, però 65 d'intesa, quindi dovrebbe essere abbastanza easy. No! Porca miseria! Ma non mi appicci bella, Moreno, sciabolata morbida, Vittorio Barbo, Ibarbo, lo pallonetta per l'1-0. Quindi andiamo più 10, più 20, più 30.000 crediti di budget. La sciabolata morbida per Moreno, che c'è? Può andare, la mette, op, gol, pensavo uscisse, 2-0, stiamo giocando in 10? Ma riusciamo a fare il 2-0, quindi più 50.000 di budget. Ehi. Grazie. Prego. Non ci posso credere. Ma stiamo scherziamo, non era rigore. Glielo pariamo. Ragazzi, glielo paro, son sicuro. Da! Ma ha segnato? Quindi bisogna togliere a 50.000 crediti 20.000 crediti per il gol subito e quindi noi andremo a più 30.000 crediti di budget. Ancora! Non si molla! Bender! Madonna che gol! 3-1! Quindi ci riportiamo, o meglio, il budget cambia e va a più 50.000 crediti. Gianmario! Madonna! 4-1, inizia a essere troppo facile, perché infatti il nostro budget va a più 70.000 crediti. Quitta, via, addio. Quindi, dobbiamo contarla come vinta, andiamo a più 100.000 K. E finiamo questo episodio proprio con 100.000 crediti giusti, 3 partite, 0 sconfitte, 0 pareggi. Quindi nel prossimo episodio io cosa andrò a fare con questi 100 più 100.000 crediti, quindi con 100.000 crediti di budget, del nostro ultimo budget, andrò ad aprire i pacchetti, quindi spenderò 100.000 crediti in pacchetti. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, innanzitutto fatemi sapere se preferite questa postazione per la facecam oppure l'altra, poi fatemi sapere se vi vanno bene queste regole oppure se consigliate di cambiarle, in che senso queste regole, magari voi dite Axel fai così, fai che aggiungi al budget 20.000 crediti quando segni, ma ne togli 30 quando subisci gol, oppure qualcosa che volete voi, ecco. Quindi fatemi sapere se volete anche tipo meno, devi togliere al tuo montopremi 5.000 crediti se prendi un giallo o un rosso, quindi fatemi sapere. Poi mi raccomando, aspetta, se appunto siete interessati a sapere chi ha vinto i 35.000 crediti, aspettate la fine di questo video, o meglio, tra un minuto neanche lo vedrete. E quindi detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace e un bel commento, vediamo se arriviamo a 2.500, prossimo video Wager Match, e detto questo io vi risaluto, vi dico potente, palla accenda, prossimo video, bolla!
Eccomi tornato ragazzi, allora non vi porto, cerco di non portarvi via troppo tempo, anche perché è durato abbastanza il video. Comunque questo qua era il secondo episodio del Poticitella Pala, e io avevo detto che per partecipare al contest, appunto in quel caso di 35.000 crediti, bisognava aver messo mi piace al video e aver commentato. Come vedete sono 2.957 mi piace e 2.015 commenti, quindi tecnicamente parlando tutti avrebbero dovuto fare tutto, tutti avrebbero fatto, madonna mia, tutti secondo me hanno fatto quello che ho chiesto. Quindi questo qua è il codice del video, lo copiamo, lo inseriamo qua, numero di vincenti 1, ovviamente come ho già detto dovete essere iscritti al mio canale, utenti bannati non ce ne sono, e come avevo detto nel video bisogna fare solo un commento. Andiamo a vedere who is the winner e aspettiamo, aspettiamo un momento please. Nessuno è iscritto al canale, vi avevo già detto anche nell'altro video che probabilmente ha dei problemi. Anche qua quanto dura? Oh, e l'abbiamo trovato. Quindi the winner is Adam Palazzi. Andiamo, che aveva commentato scrivendo a Pala o Axel. Questo qua è il suo canale, quindi Adam Palazzi, scrivi un messaggio privato scrivendo ehi là, sono il vincitore del contest di 35.000 crediti, che poi ci metteremo d'accordo e io ti darò i crediti. Quindi ragazzi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, vi esorto a lasciare un bel mi piace, un bel commento, e io vi saluto e vi dico potente, a Pala, sempre al prossimo video, buon lavoro!